Sono Elio Sibaldi, sono nato a Savona nel 1952, quindi all'epoca dei fatti io ero giovane, avevo 22 anni, cioè dovevo compiere 22 anni perché purtroppo il 22esimo compleanno l'ho compiuto insieme all'esplosione di due bombe a Savona il 16 di novembre. Ero sposato da pochissimo e quell'anno, nel 74, a marzo, mi era nata la mia prima figlia Sara. Quindi lavoravo, ero impiegato in una cooperativa metalmeccanica di Vado Ligure e ero impiegato da poco perché ero riuscito a entrare in questa azienda da poco. E quindi ho vissuto quell'anno con una preoccupazione che derivava anche dal fatto di essere giovane ma avere anche una famiglia e quindi vivere questo contesto certamente tragico che stava attraversando la città con lo stato d'animo di avere anche una famiglia. Io in più ero da sempre, sin dall'epoca della FIGC, da quando avevo 16 anni, ero impegnato in attività politica prima con la FIGC e con i gruppi di studio del Boselli a Savona, ero responsabile del gruppo di studio, poi sono diventato a un certo punto responsabile del gruppo di studio del Boselli di Savona e poi ho proseguito la mia attività nell'ambito della sezione di Savona Ponente, cioè nella sezione Togliatti del Partito Comunista che aveva sede in via Sant'Antonio, proprio vicino a casa mia. Su Ala Rocca di Legino. Quindi diciamo che questo è il contesto di vita mia nel momento di quell'anno, di quel periodo, perché è stato un anno e qualche mese tragico che ha vissuto la città, insomma. Si chiamava Piazzale, era noto per essere il quartiere di Piazzale. In realtà Piazzale Morroni era la parte bassa del quartiere, era un quartiere nato di residenza popolare, quindi erano quasi tutte costruzioni allora dell'Istituto Autonomo Case Popolari, dello IACP. E la parte originaria, che era proprio Piazzale Moroni, io abitavo nella parte che si è sviluppata in un secondo momento, che era su Via La Rocca. La parte originaria aveva raccolto, ed è per questo che ne è derivata anche un po' una fama, non sempre, a volte anche amplificata, di quartiere malfamato, diciamo così, perché aveva raccolto nella zona di Piazzale Moroni, essendo le prime case costruite, aveva raccolto, molte famiglie che, ad esempio, abitavano, si fa per dire, sotto i ponti di Corso Vittorio Veneto, cioè avevano delle residenze decisamente fatiscenti ed erano famiglie con delle problematiche, indubbiamente. Ricordo che mia mamma, che era bidella nelle scuole di Piazzale Moroni, mi raccontava che un ragazzo aveva portato il prezzemolo alla maestra e lo coltivavano nella vasca da bagno. Ecco, cioè, all'inizio c'erano stati problemi perché avevano acceso fuochi in cucina, cioè, era un quartiere che aveva delle problematiche sociali notevoli. Quando ci siamo trasferiti nel 61, io avevo 10 anni più o meno, nel 61 con la mia famiglia, nella nuova parte, che era la parte un po' più alta, quella per capirci sopra l'attuale campetto da calcio da 7, mio padre, che da sempre, mio padre è stato perseguitato politico, ha fatto il confino, condannato, arrestato nel 38, torturato, condannato a 5 anni di confino, poi salito in montagna. È stato confinato sia in Calabria che in Basilicata. È stato confinato nell'arco dei 5 anni in posti diversi. È rientrato nel 43. Ed immediatamente si è dato la macchia perché non era ancora caduto il fascismo. Lui è rientrato nella prima parte del 1943 e quindi ha dovuto immediatamente rendersi
latitante per evitare di finire deportato. Quindi è stato uno dei primi nuclei alla Casa dei Gatti a Savona, il primo nucleo che poi ha dato origine al distaccamento Calcagno. Quindi diciamo che aveva questa storia. Quando siamo arrivati lì, in questo contesto sociale così difficoltoso, la prima cosa che ha fatto, ha cercato di costituire, al di là della sezione del Partito Comunista, anche un comitato cittadino. Quindi ha creato il comitato cittadino Casa IACP, e si occupava, diciamo, dei diritti di un'interlocuzione con lo IACP per riuscire ad avere qualche servizio. Tenete conto che allora, quando io sono andato ad abitare nel quartiere, per andare a scuola dovevo fare a piedi dal quartiere lassù, scendere in via Stalingrado, tutta strada sterrata, era tutta strada sterrata perché gli unici autobus che passavano in via Stalingrado. Quindi il contesto anche, diciamo così, fisico era degradato, ecco, perché immaginatevi d'inverno farsi quella discesa, tutta quella strada nel fango perché era strada sterrata, ecco. Quindi quello era un po' il contesto. E non stiamo parlando dei primi del Novecento, ecco, stiamo parlando di un'epoca che sembra remota, ma è molto vicina, ci siamo dimenticati molte cose di quello che è stato, insomma. Quindi in questo contesto ha creato questo comitato cittadino che si occupava appunto soprattutto dei diritti e di rivendicare e di contrapporsi all'Istituto Case Popolari per riuscire ad avere servizi nel quartiere, l'asfaltatura delle strade, poter avere il servizio pubblico che non c'era. Oltre ad avere anche dei servizi per le persone, per i ragazzi, per le cose. Quindi, ad esempio, aveva puntato, c'era un bar che faceva un po' da ritrovo, aveva puntato a creare una piccola squadra di calcio, e che poi in seguito ha portato anche alla realizzazione dell'attuale campo da 7, che peraltro è intestato a lui, perché il quartiere poi ha voluto riconoscergli questa cosa intestandolo, per cui oggi si chiama Campo Giovanni Sibaldi. Questa era la situazione. Da lì, dal comitato cittadino, in un'evoluzione sempre maggiore, per non limitarsi ai diritti, diciamo, di chi abitava, perché il quartiere nel frattempo si era sviluppato, erano intervenute anche edilizia privata. È venuta l'idea, copiando dal primo consiglio di quartiere nato in Italia, che era, se non ricordo male, Bologna, copiando più o meno questa formula, hanno dato origine, mio padre insieme ad altri, al consiglio di quartiere di Savona Ponente, con uno spirito totalmente unitario. Per farvi un esempio di cosa significa totalmente unitario, alla prima riunione di costituzione del consiglio di quartiere, mio padre ha voluto fortemente che fosse presente il parroco della locale parrocchia che c'è ancora adesso. In questo contesto il clima del quartiere era quello di, da una parte, persone che non avevano l'abitudine a rivendicare diritti e quindi che avevano bisogno anche di essere, cioè di fargli capire che erano cittadini, perché in quanto cittadini potevano anche avere dei diritti, avevano dei doveri sicuramente, ma potevano avere anche dei diritti. Quindi questa era un po' la difficoltà. Però devo dire che tra l'attività della società di mutuo soccorso della Rocca, che in quel periodo aveva, io tra l'altro poi sono entrato nel consiglio di amministrazione della società come tesoriere, e ci sono stato per molti anni, ma aveva sicuramente un ruolo di aggregazione sociale sul territorio. Era cioè ancora adesso un bellissimo posto, una bellissima struttura, quindi aveva sicuramente un ruolo e aiutava nel fare comunicazione, nell'essere un luogo di ritrovo. Altrettanto era la sezione, perché la sezione aveva dei locali molto belli, aveva una sala grande nella quale si facevano spessissimo iniziative.
La sezione del Partito Comunista era in via Sant'Antonio, sotto quelle che erano allora le scuole che erano al pian terreno di un palazzo privato. Quindi era un contesto popolare, un contesto di sottoproletariato, se vogliamo usare un termine storico, di sottoproletariato. Era un contesto di proletariato anche, quindi di operai, spesso e volentieri operai anche a livello di manovalanza, non sempre specializzati, quindi un contesto sicuramente difficile, ecco, difficile, che però ha risposto molto bene, ha risposto molto bene sull'iniziativa dei comitati cittadini. Del Comitato Cittadino IACP, perché si sono visti per la prima volta la possibilità di rivendicare dei diritti e sembrava una cosa strana, e poi ha reagito anche molto bene a livello di mobilitazione politica, di coinvolgimento. Abbiamo vissuto tutta la stagione dell'opposizione alla guerra nel Vietnam, che il quartiere era molto attivo, molto, molto, molto presente con iniziative. Abbiamo fatto persino venire un reduce dei Marines che si è messo a girare il mondo per spiegare cosa stava succedendo laggiù. L'abbiamo fatto venire a tenere una conferenza e a proiettare dei filmati originali che lui aveva portato. E ricordo un aneddoto per farvi capire il clima che c'era. L'incontro si teneva nella sezione del PC alla domenica mattina. Si doveva proiettare questo film. Quando siamo arrivati, allora c'erano i proiettori, c'era il classico proiettore con le bobine. Quando siamo arrivati, che era il momento di proiettare il film, ci siamo resi conto che questo proiettore, che era stato recuperato in qualche modo, nessuno lo sapeva far funzionare. L'unico che potevamo pensare che lo sapesse far funzionare era Don Giancarlo, che era nipote del parroco della chiesa, perché lui faceva alla domenica, faceva nell'oratorio, proiettavano film. E dopo un po' di scambio di opinioni tra di noi, qualcuno è andato a chiedere a Don Giancarlo, domenica mattina, periodo di messe, se ci faceva la cortesia di venire nella sezione del Partito Comunista a proiettare Don Giancarlo, per il clima che c'era, non se l'è fatto dire due volte, ha preso e venuto e abbiamo potuto portare a termine l'iniziativa. Ecco, questo era un pochino il clima. Era un clima conflittuale, era un clima dove a volte il confronto era anche aspro tra le diverse anime politiche, ma poi sulle cose di base c'era un'unità di intenti, ecco. Mi ero iscritto alla FIGC inizialmente come gruppo studentesco, mi ero iscritto alla FIGC a livello provinciale, poi, quando ero giovanissimo, poi sono passato al circolo della FIGC della sezione Togliatti, ho fatto la mia bella gavetta perché allora la logica di accesso alla tessera del Partito Comunista non era così semplice, cioè dovevi dimostrare di essere di sapere che cosa facevi, cosa sceglievi e soprattutto dovevi avere delle persone che avevano seguito il tuo percorso di attivista per capire se eri una persona, se eri un pazzo che magari poteva avere istinti violenti, o se invece avevi un fondamento politico reale e una consapevolezza di voler scegliere quella strada e quell'adesione. E quindi poi sono entrato a far parte anche del comitato direttivo della sezione Palmiro Togliatti, insomma, ero entrato anche a far parte della sezione del Partito Comunista. Prima facevo lo studente, lavoratore, perché io lavoravo, cioè studiavo al Boselli, ma finito di studiare avevo un artigiano che mi suonava sotto casa e partivo con lui, stavo con lui tutto il pomeriggio, rientravo la sera alle 9. Questo in quarta e in quinta ragioneria.
e mi guadagnavo la giornata, per dire, cioè, aiutavo la mia famiglia, perché mio padre era già diventato pensionato, perché mio padre è del 1901, quindi era anziano, e non solo, ma a seguito delle torture subite si era sviluppato un tumore nell'orecchio, per cui all'età di 60 anni aveva subito un'operazione pesantissima e era diventato invalido, quindi invalido civile. Quindi c'era una certa difficoltà economica anche in famiglia. Quindi io studiavo, lavoravo negli ultimi 2 anni e quando ho cominciato a poter essere utile a lavorare, insomma, ecco, parliamoci chiaro, e facevo attività sportiva. Allora ho fatto prima jiu-jitsu, poi ho fatto un po' di karate. Quindi frequentavo una palestra che era lì, nel quartiere, diciamo. Non mi è mai piaciuto il calcio, quindi nonostante mio padre costituisse le squadre di calcio, io non gli ho mai dato la soddisfazione di far parte di questa sua scelta. Lavoravo, studiavo e poi, giovanissimo, a 21 anni, ho messo su famiglia. Ecco, quindi ho avuto un iter piuttosto rapido. Tenete conto che per me era molto importante l'attenzione a tutto, perché io quando mi sono sposato avevo uno stipendio di 80.000 lire al mese. Ne avevo 40.000 di affitto più le spese di condominio. Quindi potete immaginare, è una famiglia da mantenere. Quindi potete immaginare che non mi potevo permettere neanche il giornale, che costava 100 lire, tanto per essere chiari, no? Costava 100 lire, ma io non me lo potevo permettere in quel periodo. Quindi la logica era questa. Quindi io non ho mai smesso l'attività politica, anzi, ad esempio, ho sempre fatto lo scrutatore nelle elezioni politiche. Infatti ero scrutatore, ad esempio, nel referendum sul divorzio, che è stato proprio nel 74. Quindi ho sempre svolto un'attività politica, ho gestito una famiglia e ho lavorato soprattutto nella mia vita. Quello che è successo nel 74, diciamo, a Savona ci ha colto di sorpresa. Ha colto di sorpresa tutti. Intendiamoci, il contesto generale era già un contesto di grande tensione. Nel 72 c'è stato il momento di massimo consenso per il movimento sociale, che aveva preso, mi pare, alla Camera quasi 3 milioni di voti. Quindi c'era diciamo, una spinta delle forze di destra nel paese molto, ma molto forte. Di contraltare c'era una spinta anche molto forte nelle conquiste sociali e civili, lo statuto dei diritti dei lavoratori, le leggi sul divorzio. Quindi, cioè, c'era una situazione di tensione nel paese, che poi, vabbè, ha avuto diciamo, l'innesco tragico della bomba di Piazza Fontana, però, nel 69, però. Era già diciamo, un clima pesante, pesante, pesantissimo. Nel 73, a seguito di questa ascesa del movimento sociale, era stato messo sotto inchiesta il movimento sociale per ricostituzione del partito fascista, e nel 73 era stata data l'autorizzazione al Parlamento a processare, insomma, Almirante. Quindi era una situazione di grande tensione nel paese. Eravamo già in quelli che poi si sono stati definiti con termine, diciamo, anni di piombo, però eravamo agli inizi di quello che poi è stato definito periodo degli anni di piombo. Però la tensione sociali c'erano ed erano forti. Questo attacco alla destra, dovuto alla messa sotto inchiesta per la prima volta, come ricostituzione del partito fascista del movimento sociale, ha portato anche ad una reazione di queste forze che hanno cominciato al loro interno a sfaldarsi. C'è stata poi la divisione tra il movimento sociale
e altre forze, nata Avanguardia Nazionale, del famigerato Stefano Delle Chiaie, che poi uomo dell'Internazionale Nera, che poi ritroviamo nel Golfo Borghese, che ritroviamo in Cile con Pinochet, che ritroviamo al fianco del dittatore boliviano nell'80, insomma, cioè quindi un uomo che ha pesato, sempre entrato in tutte le inchieste, sempre inquisito, mai condannato, non sono mai riusciti a condannarlo, il che forse fa anche capire quali trame, quali legami in realtà di protezione anche ci fossero dietro a queste cose. Ecco. Quello che poi viene con un termine che non mi piace, chiamato servizi deviati, ma che bisogna vedere da che parte sono deviati, insomma. Perché forse erano deviati quelli democratici, che erano diversi da quelli normali, che erano quelli deviati, secondo il mio punto di vista. Perché troppe sono state le coperture. Quindi in questo clima, hanno cominciato a esplodere bombe. Non dimentichiamoci che quell'anno c'era stata Piazza della Loggia a maggio, quindi un mese dopo la prima bomba di Savona, che è stata ad aprile, la prima bomba di Savona, e la prima bomba di Savona, l'obiettivo sembrava essere Varaldo, sembrava essere l'abitazione, un segnale dato a Varaldo. Lì le letture sono tante. Varaldo era l'uomo di Taviani che stava cercando di portare la DC verso una posizione di apertura alle sinistre, cioè c'è chi l'ha interpretato come un segnale, diciamo in questo senso, però il problema è che poi di concreto non si è mai riuscito a capire nulla. Quindi il clima era quello, prima tra l'altro quella e poi ad agosto la strage dell'Italicus. Quindi Piazza della Loggia è l'Italicus, quindi quello era il contesto generale, però vedere questo contesto generale tradotto e realizzato in una cittadina come Savona aveva un attimo spiazzato tutti. C'è stata una reazione emotiva da subito, ma da un punto di vista di elaborazione politica si è dovuto arrivare a novembre per avere una prima reazione vera, perché infatti le squadre di vigilanza hanno cominciato a costituirsi, al di là dei primi tentativi di collettivi studenteschi, si è arrivati in modo massiccio a organizzare la cosa a novembre, anche perché questo clima ha spiazzato completamente anche tutte le forze politiche locali. Cioè, una delle caratteristiche della reazione della città di Savona in quell'anno è stata quella che i cittadini sono andati avanti prima delle forze politiche. È questo che è successo di fatto. Proprio per noi che l'abbiamo vissuto, ci siamo resi conto che si sono mosse prima spontaneamente le persone e dopo c'è stata un'elaborazione politica, in questo senso. Dopo c'è stata un'elaborazione politica. E anche con qualche fatica e qualche distinguo. Quindi la realtà è stata un po' questa, ecco, il contesto è stato questo, presi di sorpresa, cercare di capire cosa succedeva, il perché Savona, le teorie sono state tante, laboratorio, Savona presa come laboratorio, era una città da sempre di sinistra, dove il Partito Comunista era molto forte, ma non solo, anche il Partito Socialista, l'ADC anche di area, diciamo, di sinistra era molto forte. C'era un grande dialogo tra le forze politiche, c'era una dialettica forte e pesante, ma mai uno scontro fisico. C'era una sede del partito, del Movimento Sociale in Corso Italia, che aveva la sede nello stesso portone dell'Ampi, quindi cioè, non si sono mai picchiati. Cioè, le manifestazioni non hanno, al di là dei soliti slogan urlati, ma non c'è mai stato un tentativo di violenza. Cioè non era una città che aveva uno spirito, aveva un grande spirito di lotta, di contrapposizione, di dialettica politica aspra, ma quasi mai di scontro, di violenza. Ecco. E lo stesso periodo delle bombe, nonostante abbiamo immediatamente individuato come possibile matrice, una matrice di destra, non ha mai portato, nessuno di noi ha mai nemmeno pensato lontanamente che ci potesse essere di mezzo la sede del Movimento Sociale di Savona. Ecco, per cui abbiamo pensato che magari poteva esserci qualche manovale che frequentava quell'ambiente, ma che sicuramente quelle cose venivano da altro, venivano da qualcosa di più grosso, da qualcosa di più penetrante.
da qualcosa di più organizzato e magari non soltanto in Italia. Ecco, quindi questo è quello che lo spirito che in quel momento c'è stato e ci ha colto. Però ripeto, c'è stata prima la reazione dei cittadini e dopo un'elaborazione politica. Mi è rimasto impresso il fatto che il giorno del mio compleanno, 16 di novembre, ne hanno fatto esplodere ben due. Ecco, quello sì, quello sì, quello evidentemente me lo ricordo bene, ma è una. Diciamo un effetto indiretto, la preoccupazione per mia moglie che era a casa con la bambina piccola, perché lì le bombe le mettevano anche nei portoni, quindi cioè, non c'erano obiettivi sensibili individuabili. Ecco, cioè, che dici, vabbè, presidio quello, no, l'hanno messo un po' dappertutto. Ecco, quindi c'era un quasi colpire a caso, poi probabilmente a caso non era, ma era un quasi colpire a caso, quindi avevi sicuramente la preoccupazione di quello che stava succedendo magari a tua moglie che era a casa con la bambina piccola, perché avendo già una famiglia questo c'era come stato d'animo, oltre alla preoccupazione politica chiaramente del che cosa stesse succedendo. Io avevo già vissuto il tentativo di golpe, quello che poi si è saputo essere il tentativo di golpe borghese. Perché in allora io ero già attivista della sezione del Partito Comunista, ricevemmo uno strano messaggio dalla Federazione di Savona di non dormire a casa per 2 giorni. E non sappiamo perché ci venne questo invito. E noi per 2 giorni, io, mio padre e alcuni più in vista, diciamo, della sezione, non dormimmo a casa per 2 giorni. Tempo dopo sapemmo che in quei 2 giorni c'era stato il tentativo di golpe borghese, col tentativo di occupazione della sede RAI, con la mobilitazione nelle caserme, eccetera, e che uno degli scopi e uno dei primi atti doveva essere arresto. C'erano già le navi pronte per deportarci. Siamo andati in collina. Siamo andati in una casa di amici che erano in collina, che erano più defilati rispetto all'attività politica e che erano in una casa in collina con un'unica strada di accesso. La logica è stata quella, cioè abbiamo inventato di dire dove andiamo, questi sono dichiarati disponibili a ospitarci e siamo andati in casa di amici. In questa unica casa in collina, in questa casa in collina che aveva un'unica strada di accesso e quindi, tra l'altro, in alto la strada si vedeva sin dalle prime curve e quindi c'era anche la possibilità, il bosco era vicino, c'era anche la possibilità di telare, ecco, di non farsi proprio prendere così come nel nido, ecco. Però, quindi io avevo già vissuto quella cosa lì, quindi la preoccupazione politica in quel momento c'era ed era forte, oltre alla preoccupazione familiare e personale, diciamo, ecco. Però non ho vissuto specificatamente perché ho vissuto le manifestazioni. C'era uno spirito strano perché c'era questa preoccupazione da parte di tutti, c'era questa preoccupazione da parte di tutti, però quello che io ricordo fortemente, che oggi mi stupisce, era anche questa sensazione di calma determinata, non so come poterla definire. Cioè non c'era una vera paura, cioè c'era paura, ma una paura che portava ad una reazione razionale, non una paura tendente a dire chiudiamoci, vediamo cosa fare. Era una paura che però portava a dire reagiamo. Presidiamo il territorio, le mettono nelle scuole, bene, presidiamo le scuole, le mettono nei portoni, bene, vigiliamo le strade del quartiere in modo da perlomeno vedere se riusciamo a intercettare qualche malintenzionato che vuol mettere fine. C'è stato addirittura chi alla fine ha ipotizzato che siano finite perché è intervenuta la malavita organizzata a dire ai fascisti piantatela lì perché noi non facciamo più vita. Insomma, quindi c'è stata addirittura questa favola, diciamo, popolare. Però era questo un po' il clima che col senno di poi mi ha un po' stupito, perché non c'è stata una reazione né di paura né di reazione violenta.
C'è stata, ad esempio, non c'è stata nessuna contrapposizione, almeno nel nostro quartiere. C'è stato qualche episodio iniziale in città più rivolto ai collettivi, ma non c'è stato nessun episodio vero di contrapposizione con le forze dell'ordine. Anzi, 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 tutt'altro. C'era proprio una sorta di reciproca collaborazione, prima con molta diffidenza da parte loro. All'ultimo venivano a prendere il caffè di notte in sezione, ecco, cioè perché finalmente si mettevano qualcosa di caldo nella pancia. Quindi erano ben felici di entrare, potersi prendere un caffè perché, per scaldarsi un attimo e riprendere il giro. Ecco. Quindi non c'era una cosa di questo genere, c'è stato uno spirito, almeno io l'ho vissuto così, per la parte che io conosco e che ho vissuto. C'è stato uno spirito di grande collaborazione e non di contrapposizione netta. Diffidenza iniziale, ma poi. Allora, se noi vogliamo dire come è nata la vigilanza nel quartiere, è difficile dire se è nato prima l'uovo o la gallina, nel senso che c'è stato un quasi simultaneo. Mobilitazione, cioè le persone, intanto, ripeto, come detto prima, era già un quartiere che aveva una vita politica e sociale piuttosto vivace. Quindi c'è stata subito un'immediata reazione delle persone che hanno cominciato a venire nella sezione del Partito Comunista, ha cominciato a andare alla Società della Rocca, ha cominciato a chiedere ai rappresentanti del consiglio di quartiere, che poi erano cittadini comunissimi, mio padre è stato per un periodo il vicepresidente, perché lui non ha mai voluto, anche se l'ha costituito, mai voluto la presidenza perché riteneva che proprio nello spirito unitario. E quindi difficile dire chi si è mosso per primo. C'è stato. Frazioni di sé, siamo arrivati al photo finish, ecco, quindi non c'è stata una primogenitura, ecco, di questa cosa. È stata una cosa veramente spontanea prima, quindi la gente ha chiesto e le organizzazioni, soprattutto il consiglio di quartiere, perché lo spirito doveva proprio essere quello di unità, unità contro un nemico oscuro che noi individuavamo, ma più o meno in un'area, ma che nessuno aveva certezze che fosse davvero lì. Quindi, uno spirito veramente unitario. Quindi si sono mossi in modo abbastanza sincrono. Poi c'è stato l'aspetto formale organizzativo da parte del Comitato Antifascista. Ma ripeto, è stato un quasi un venire a mettere un po' d'ordine, non un po' d'ordine perché disordine non c'era, ma a mettere diciamo delle regole di comportamento in qualche cosa che però era già delineato. Non ricordo quante, ma perché erano veramente tante, perché c'erano dalle donne che facevano la vigilanza davanti alle scuole durante il giorno. Le mamme, le donne che facevano la vigilanza andando a fare la spesa, perché significava proprio, era diventato una cosa quotidiana, una cosa ben diversa dalle squadre di sicurezza di cui si sente parlare, le ronde di cui si sente ogni tanto parlare adesso, no? Avevano uno spirito completamente diverso, era lo spirito dei cittadini che vogliono riappropriarsi del proprio terreno, dire con chiarezza che lì non si entra, dire con chiarezza che lì non si entra e che la si vuole difendere questa vita normale e sociale, che la si vuole difendere a tutti i costi e in tutte le sue sfumature politiche e sociali. Quindi, erano tante le persone, veramente, veramente tante, non saprei nemmeno quante ne erano coinvolte complessivamente, perché i turni erano tutte le notti, ma anche di giorno. C'era chi poteva di giorno, chi poteva di notte, chi, come dico, presidiava le scuole e chi presidiava i luoghi di aggregazione sociale, tipo la società, tipo appunto le sezioni, ma anche la parrocchia, anche il doposcuola della parrocchia, cioè c'era veramente un'attività complessiva
che ha coinvolto tantissime persone. La sezione del partito non faceva tanto faceva punto organizzativo, ma fisico, se riesco a farmi capire. Cioè, non era un qualche cosa che impartiva ordini, era un qualche cosa che era un punto di riferimento per i cittadini che sapevano che lì trovavano aperto e trovavano una presenza sempre, che poteva anche essere semplicemente la presenza, come ho detto prima, per prendersi un caffè. Perché c'erano le donne che, memore delle feste dell'unità che facevamo, dato che noi avevamo anche i nostri stand come sezione, avevano allestito una piccola foresteria all'interno della sezione e preparavano generi di conforto, ecco, perché faceva freddo di notte, tra l'altro, ecco, e girare tutta la notte, tenendo conto che giravamo durante la notte e poi andavamo a lavorare al mattino. Anche i turni di giorno c'erano fatti un po' spontanei, diciamo, ma anche i turni di giorno avevano sempre un'organizzazione, almeno nel nostro quartiere, con il tesserino di riconoscimento, perché lo scopo era anche quello, cioè tu dovevi essere certo che questa vigilanza non fosse permeabile, perché se era permeabile non serviva più a niente. Quindi dovevi avere la certezza che chi ti trovava di fronte, oltre al fatto che bene o male ci conoscevamo tutti, però dovevi anche sapere, avere la certezza che se c'era un viso nuovo, c'era il modo di sapere se era lì perché doveva esserci o se era lì con altri scopi. Ecco, quindi era organizzata anche, non eravamo un esercito, quindi non c'era una logica, diciamo, militare, organizzativa, rigidissima, era una logica però di organizzazione, spontanea ma organizzata. Ecco. Saremmo stati 200-300, penso, perché ora io non ricordo, potrei dire delle sciocchezze, ma eravamo talmente tanti che io praticamente non conosco pochi miei vicini di casa che in qualche modo, in qualche momento non abbiano dato un contributo. Ecco, quindi questo era un rammarico più grosso. E lì, secondo me, la colpa più grossa lo hanno avuto, sì, le organizzazioni politiche di tutto l'arco. Perché a un certo punto, io non so se è intervenuto un fatto di rimozione, se è intervenuto il fatto che a livello nazionale le cose andavano sempre peggio, le attività terroristiche si stavano sviluppando sempre di più, sono poi culminate con il sequestro e l'uccisione di Moro, ma c'era sempre un clima più pesante. Io non so se questo ha distratto, se la delusione del non vedere questo sforzo ripagato da parte degli inquirenti in altrettanta efficienza ed efficacia, perché che le inchieste su queste bombe siano state un disastro è appurato, oltre che dal fatto che ancora oggi non c'è stato nemmeno un inizio di processo, mentre in tutte altre si va con fatica, ma almeno qualche processo è nato. Nel caso delle bombe di Savona nulla, c'è stata un'archiviazione alla fine non ha avuto esito positivo nemmeno l'inchiesta parlamentare, perché anche l'inchiesta parlamentare che è iniziata si è interrotta con l'interruzione della legislatura e non è più stata ripresa. Quindi c'è stato, per quello che dico, le forze politiche hanno le loro responsabilità, perché finché si parla a livello locale ci può essere anche un giusto momento di rimozione di questa preoccupazione, di questa cappa pesante che la città ha vissuto per tanti mesi, ma doveva poi esserci, dovevano farsene carico le forze politiche di questa pressione, diciamo. E invece non è stata così forte, non è stata così forte e soprattutto poi dopo non è stata così unitaria, insomma, non è stata così unitaria, anzi. Ci sono state frange del Partito Liberale che quasi andavano a sostenere, ma cosa volete riaprire le inchieste? Quando c'è stato il momento di richiesta di riapertura delle inchieste,
c'è stata un'opposizione quasi di alcune forze politiche al fatto che venisse, chissà che, di cosa avevano paura, però fatto sta che è così, quindi onestamente il perché, la mia chiave di lettura, se parlo della gente, forse c'è stato un momento di calo di tensione, dopo tanti mesi di coinvolgimento totale, c'è stato un momento di, diciamo, di cedimento, che però non è stato, diciamo, aiutato e sostenuto e, da un'azione forte, determinata da parte delle forze politiche. È stata un po' gestita, lasciamo fare alla magistratura, ecco, pur criticandola, pur facendo articoli sui giornali sul fatto che la magistratura non si stava muovendo nel modo dovuto, sono stati commessi pari errori grossolani, tipo far brillare, per cui si sono eliminate anche fisicamente le prove, cioè, ci sono state sicuramente delle cose strane nella conduzione dell'inchiesta. Non si è consolidato. È avvenuto quasi la stessa cosa, per fare un parallelo, perdonatemi, improprio, ma è avvenuto quasi la stessa cosa di ciò che è avvenuto alla fine della guerra nel 1945. Perché alla fine della guerra del 1945, non dimentichiamoci che di resistenza se ne è cominciato a parlare dopo qualche anno, eh. Per un po' di anni di resistenza non se n'è parlato, anzi, i partigiani erano criminalizzati. Quindi, cioè, se voglio fare un parallelo, è avvenuto quasi una cosa simile, per cui per un po' di anni, ripeto, vuoi che sia per una rimozione, diciamo, di stanchezza psicologica, dei tanti mesi di pressione, un sospiro di sollievo, del dire no, no, possiamo andare a camminare per le strade senza correre il rischio che ci salti una bomba a fianco. Vuoi il clima nazionale che andava sempre peggio, che quindi andava sempre più verso un terrorismo nero e tra virgolette rosso, perché poi le matrici sono strane, sempre più evidente, che quindi ha creato anche un clima, diciamo, di preoccupazione per altro, ecco, se vogliamo. Difficile dire il perché c'è stato. Di sicuro c'è stata una sottovalutazione e un'incapacità delle forze politiche di fare una pressione adeguata e costante e un mantenimento dell'attenzione, che invece era necessario, ecco, sarebbe stato necessario. Io sulla campagna del 74, che ha portato poi al referendum sul divorzio, il quartiere ha risposto sempre in modo partecipato, non ci sono stati scontri o contrapposizioni, cioè c'era anche, per tutte le cose che ho detto prima, c'era anche un rapporto con, diciamo, la parte cattolica locale, particolare, forse per la particolarità del contesto sociale di quel quartiere, che quindi portava anche, diciamo, il parroco o chi per esso a valutare che si trattava di un contesto spesso e volentieri di povertà, di disagio sociale, e quindi anche un atteggiamento, non confessionale puro, ecco, ma un atteggiamento, pur nella fermezza dei principi cattolici che non ammettevano, però c'era quasi una comprensione. Pensate che nel doposcuola della parrocchia, partecipavamo. Noi studenti, comunisti, e partecipavano studenti di lotta continua, di lotta comunista, nel doposcuola, a fare doposcuola all'interno della parrocchia. Quindi non c'era una cosa, non solo, ma il parroco era addirittura arrivato a lanciare diciamo, un'iniziativa di educazione sessuale all'interno, che aveva provocato un certo scandalo,
a livello diciamo, del tessuto più tradizionalista cattolico, però era arrivata addirittura a quello proprio per contrastare una situazione che viveva al quartiere, dove c'erano molte minorenni che rimanevano incinte, cioè c'era una situazione nei luoghi dove c'è un certo disagio sociale, anche una certa presenza di delinquenza, di piccola delinquenza, ma di delinquenza, poi dopo è diventata un po' peggio perché poi dopo c'è entrata la droga, ma all'inizio in quegli anni lì era la delinquenza del rubare il motorino per cannibalizzare i prezzi o cose di questo genere, ecco, o il furto di abitazione. Rinino era il mio rimpettaio, ecco, suo padre era sempre in casa mia a giocare con i miei figli, ecco, però l'Arsenio Lupin di Savona era un ragazzo di famiglia, nel senso che ci frequentavamo tranquillamente con il padre, che era un amico. Non c'è stato un atteggiamento esageratamente conflittuale e confessionale, pur chiaramente nella diversità. Loro facevano propaganda perché fosse respinta e noi facevamo propaganda perché fosse approvato, ecco.